di approfondimento della redazione di ecografi.it. Saluto subito il professor Valentino Castellani, che è ancora con noi in studio. Buongiorno, grazie di essere nuovamente nostro ospite, perché nella scorsa puntata abbiamo iniziato, grazie proprio alle riflessioni del professor Castellani, a cercare di capire un po' meglio la direzione che sta prendendo, che dovrà prendere la città di Torino. Lo spunto è stato l'editoriale di Luigi La Spina sulla Stampa di qualche giorno fa, che si chiedeva proprio cosa stava accadendo a Torino, e che ha dato la possibilità alla società civile, al mondo accademico, al mondo imprenditoriale di confrontarsi su questo tema. Io vorrei ripartire, professore, dai numeri e dalle considerazioni del rapporto Rota, che tutti gli anni ci dà la fotografia dello stato di salute della città. È stato reso noto, pubblicato poche settimane fa, e ci dice sostanzialmente che la trasformazione di Torino da città manifatturiera è ancora in atto, però non si sa bene quale sarà questa trasformazione e verso dove sta andando. Le nuove vocazioni non compensano ancora quelle solide vecchie che hanno dato un'impronta a Torino. Questo che cosa significa, insomma, dal suo punto di vista, che Torino l'ha amministrata e poi, insomma, e ne parliamo, ha dato là a questa internazionalizzazione anche con l'appuntamento lì. Guardi, quando noi nel 93, insomma, in quella prima parte degli anni 90, cominciamo a ragionare sul futuro di Torino, e questo ragionamento poi, come lei ricorderà, come forse ricordano anche i nostri spettatori, è sfociato nel primo piano strategico della città. Ecco, quando facevamo quell'esercizio, avevamo in mente un arco temporale di una generazione, cioè 20-25 anni, no? Ma questo non perché fossimo fissati con le epoche storiche, ma perché in tutte le città europee, non solo, un cambiamento di paradigma così radicale, così forte, così identitario, no? Come quello che capitava a Torino, richiedeva quell'arco di tempo. Quindi, se noi andiamo dal 93, aggiungiamo 25 anni, arriviamo al 2018, no? Peccato che arriviamo ai giorni nostri, no? Ecco, arriviamo ai giorni nostri. Cosa è successo però nel frattempo? Che quando noi facevamo questi ragionamenti negli anni 90, non potevamo sapere, non lo sapeva nessuno, che nel 2008, 2009, 2007, a seconda di dove la si faccia partire, abbiamo avuto una crisi finanziaria globale che è venuta da fuori questa volta, mentre quella di prima era nostra, era da dentro, no? Era la crisi della manifattura, questa qui è venuta tutta da fuori e quindi ha in parte congelato, rallentato, compromesso questo processo di trasformazione. Per cui 25 anni che noi immaginavamo, poi, come dire, è un orizzonte temporale approssimativo, no? Ma secondo me sono diventati 35. Se scopriamo i 10 anni della crisi. Sì. Allora, non sapere, allora, questo è per rispondere alla prima parte della sua domanda. Questo vuol dire che siamo ancora dentro la trasformazione, no? Per ragioni ovvie, no? Stiamo ancora cambiando, non è completato questo percorso. Allora, perdere la rotta adesso, no? Uso questa metafora perché il rapporto Rota ha titolo, no? Recuperare la rotta. Sì. Allora, perdere la rotta adesso vuol dire rischiare di buttare via i primi 20 anni della trasformazione che abbiamo fatto. Cioè, non è che si perdono, no? Cioè, si ricomincia da capo, capito? Allora, i numeri che lei ha citato non sono significativi di un fatto soltanto, che la crisi ha colpito lui. Però noi dobbiamo sapere esattamente che cosa vogliamo. Allora, veniamo da una storia di città manifatturiera. Allora, noi abbiamo davanti un futuro, secondo me, di manifattura intelligente, di applicazione delle nuove tecnologie alla manifattura, no? Adesso non entriamo nei dettagli, ma insomma tutta la ma quella che va sotto il nome di Industria 4.0. Quella che va sotto il nome di Industria 4.0, no? Che non è più la pura manualità organizzata del fordismo, ma è la contaminazione dell'intelligenza delle tecnologie diffusive come le telecomunicazioni.
operazioni come l'informatica, con la capacità di produrre manufatti, cioè di produrre beni. Torino ha questa potenzialità enorme, perché queste culture le appartengono, bisogna declinarle insieme. Cioè sono il DNA di Torino, cioè l'imprenditoria, la ricerca di Torino è quella. Ha detto molto bene. Allora, declinata nel XXI secolo. Declinata adesso. Allora ci vanno gli imprenditori, che no? Ci va però una politica del governo locale che faciliti queste cose, ma ci va anche tutto il contesto, la cosa di contorno, bisogna essere collegati all'Europa, no? Bisogna avere. Allora, mi faccio aprire una piccola parentesi che può apparire banale e stupidamente polemica, ma non vuole essere così. No? Essere contro la TAV, sì, no? Vuol dire tagliarsi fuori dalla connessione in rete con l'Europa. Può anche essere che non sia il progetto migliore possibile. Lo dico per paradosso, potrebbe anche essere che fosse sbagliato, no? Ma se l'Europa lo fa e noi ci stiamo fuori, noi per un'affermazione di principio non è così, ma ci stiamo fuori. Allora io essere governato in una città che mi dice no, guarda che quella roba lì è una stupidità, mi fa problema, ha capito? Ho capito, sì, bisogna stare al tavolo per poter discutere, se ci si toglie dal tavolo non si può discutere, si subiscono le decisioni di quel tavolo, le decisioni di quel tavolo, certamente. Sempre la Porta Rotta, e poi cambiamo argomento, dice che Torino comunque è un centro di eccellenza per la ricerca universitaria, insomma quello che anche lei diceva, però c'è la difficoltà di tradurre questo in impresa, in un sistema ancora una volta. Chi dovrebbe essere, insomma, a mettere a sistema queste eccellenze che dal Politecnico piuttosto che dall'università si riversano nelle aziende per arrivare, insomma, a questa manifattura 4.0 di cui parlavo? Ecco, qui lei chiama in causa giustamente le responsabilità dei ceti dirigenti, diciamo, imprenditoriali, no? Che anche loro forse sono spiazzati dalla crisi e da questo momento di indecisione. Cioè, qui il gioco non è solo tra l'Appentino, sì, e l'Appentino, no. Io poi, avendo fatto quel mestiere, ho il massimo rispetto di chi fa il sindaco, quindi ho il massimo rispetto anche di chi era Appentino, e lo dico per l'oraggio. Sì. E quindi io, chiunque sia il sindaco, avrà sempre il massimo rispetto da parte mia, no? Quindi il punto non è questo, ma qui si chiamano in causa le responsabilità della classe dirigente imprenditoriale, della classe dirigente diffusa della città, no? È chiaro che le istituzioni, quindi la città, il governo della città e la regione, devono creare le condizioni di contesto, devono muovere i fattori dello sviluppo, ma chi fa sviluppo? Poi sono le imprese, no? E allora qui è una grande, insomma, mi risulta che ci sono dei patrimoni significativi delle seconde generazioni torinesi, no? Lei lo usa come metafora, fosse il figlio di un grande imprenditore che ha accumulato risorse, no? Adesso quel grande imprenditore è passato a miglior vita, lei è il proprietario di quelle risorse. Quanto investe su Torino? C'è pochissimo investimento dei patrimoni privati su Torino. Allora è chiaro che questo dipende anche... Che non c'è fiducia su Torino? È anche possibile che non ci sia fiducia, eccetera, però la fiducia si costruisce. Si costruisce. Insomma, si gettano le basi per questo. Insomma, la fiducia non si fa al mercato comprarla, La si costruisce però su che cosa? Intorno a una progettualità condivisa, a un progetto di città futura. E allora lì che si costruisce fiducia ed è lì che scatta la responsabilità di chi la governa. No? 25 anni fa, quando io ho cominciato a fare il sindaco, il senso di sfiducia che c'era in città, si parlava solo di declino allora, era totale. E ci è voluto un bel po' di tempo per costruire un clima, no, di fiducia condiviso. Allora è su quello che bisogna lavorare. Ma siamo nelle condizioni di quel 1993? No. Al di là delle discussioni della politica post-Tangentopoli, no. Proprio la spinta della società civile, la ricerca di un personaggio avulso fino a quel momento della politica, come poteva essere. Guardi, la storia non torna mai indietro, no? Quindi le condizioni di contesto oggi sono completamente diverse. Abbiamo fenomeni straordinariamente complessi da gestire che allora non c'erano. Pensiamo solo all'immigrazione, sì, alla società multietnica, multireligiosa. Nel 93 non se ne parlava nemmeno,
Sì, c'erano un po' di immigrati, insomma. Sì, forse eravamo, ma, insomma, avevamo appena vissuto il dramma dell'Albania che era arrivato, però, erano arrivati sulle coste della Puglia, sì, ma era una cosa molto, molto limitata a diciamo, un caos politico. Diciamo che a Torino gli immigrati erano, credo, intorno all'1%, quindi non esisteva Torino, no? Quindi questo per dire che oggi ci sono problemi molto complessi, diversi da quelli altrettanto complessi che c'erano nel 93. Quindi bisogna partire quindi dai problemi, no? Non ignorarli. Quindi non si può dire il modello del 93. Il modello del 93 lo si può assumere come metodologia, come metafora della partecipazione. Bisogna essere capaci di muovere. Insomma, con la sola protesta e con i soli no, no, si possono vincere le elezioni, ma non si disegna un futuro di una città. Non ci sono più le condizioni del 93, ma anche le Olimpiadi capitano una volta sola. Sì, ce le dobbiamo dimenticare per i prossimi 40-50 anni. Quindi lo spirito propositivo è quella raffrizzante che c'era a Torino in quegli anni, oltre che in 15 giorni, è passata, non torna. Assolutamente sì. Ma vede, anche le Però dobbiamo fare tesoro in quei momenti, di quella voglia che c'era di fare, di farsi vedere. Io credo che sia importante cogliere il fatto, per esempio, che noi decidemmo di correre per avere l'assegnazione delle Olimpiadi, non tanto per i 15 giorni che sapevamo che sarebbero stati importanti, ma perché le Olimpiadi facevano parte del progetto di trasformazione della città. Cioè una città trasformata, una città che voleva essere turismo, sport, cultura, aveva bisogno di un palcoscenico internazionale per essere conosciuta. E il miglior palcoscenico internazionale per queste cose sono le Olimpiadi. Non esiste evento olimpico, evento globale più dei mondiali di calcio. Più dei mondiali di calcio, no? Sono comunque solo i due grandi eventi. No, li facciamo l'Italia 90, sì, a quello che Torino in quel mese di campionati, sì, era diventata una festa sempre, sì, più le Olimpiadi dei mondiali di calcio. Assolutamente sì, assolutamente sì. Del resto lo chiede il torinese, non sono quanto sicuro delle Olimpiadi, certo, che dei campionati mondiali del 90. Anche perché i campionati mondiali del 90 riguardano più la nazione che non una singola città, perché sono molto... Questa è la città, è la città che si, la città si presenta al mondo e si fa conoscere. I giochi, si presenta al mondo e si fa conoscere. Allora, quello che voglio dire, no, è che quello spirito che c'era a Torino allora, no, è nato come punto di arrivo di un grande lavoro di squadra. Allora, se abbiamo dei progetti condivisi, significativi, importanti, attorno a questi bisogna costruire la squadra. Quella che gli studiosi di politica urbana chiamano le coalizioni urbane, se vogliamo dargli un nome, no? Accademico. Ecco, certo. Io dico squadra ed è sempre così, è sempre così. Allora, le Olimpiadi che sono difficili, che insomma... Che lascia un'eredità pesante anche, poi. Beh, sì, però. Da gestire con tutto quello che poi. Sì, beh, non ma lo sapevamo anche prima. Non è mai tutto. Ci sono anche degli aspetti negativi, però il caso di Torino, secondo me, è complessivamente un caso di successo. Comunque, le Olimpiadi, dicevo, sono proprio, a mio giudizio, quello che dovrebbe essere la capacità di fare squadra di una città. No, perché in quel caso là così è stato e la città si è riscoperta, perché io credo che la cosa più, una delle eredità più significative delle Olimpiadi è che i torinesi hanno riscoperto Torino. Sì, basta pensare alle due notti bianche che sono state con tutti i torinesi per le strade a riscoprire quegli angoli dove magari passavano tutti i giorni, ma in quell'occasione l'hanno vista sotto un'ottica diversa. Grazie a Valentino Castellani di essere stato con noi in questo approfondimento dell'impronta, grazie a voi per averci seguito e a presto.